Buongiorno a tutti, oggi facciamo la recensione di un film del 2013, Shadowhunter Città di Ossa. Allora, partiamo dal dire che questo film è stata fatta una pubblicità sfigatata, ma di quelle pazzesche, cioè ci hanno rotto i coglioni per dei mesi. Io mi sono rifiutato di andare a vedere al cinema, mi sono rifiutato di andare a comprare il DVD, purtroppo ho dovuto sorbirmelo in streaming. E qui ho capito che non comprando i DVD e non andando al cinema ho risparmiato dei soldi. Purtroppo ho speso circa un'ora e mezza di vita per vedere questa cagata pazzesca. Perché cagata pazzesca? Perché la protagonista, sfigata, nerd, figa di legno, praticamente conduce la classica vita monotona, cupa della New York di oggi. Con classica madre, non mi ricordo se è divorziato, vedova comunque, ma madre single, una vita fatta di sfighe allucinanti, che un giorno scopre di essere una Shadowhunter, così è dotata di mistici poteri, sa fare tutto lei, sti ragazza, sa anche teletrasportarsi, e insieme a questo gruppo di semi agenti segreti, mezzi angeli, deve combattere contro di noi in New York popolata da stregoni, vampiri, licantropi, c'è un po' di tutto. Sinceramente non mi è piaciuto, perché sebbene sia molto fedele ai libri da cui è stato tratto, mi aspettavo una pellicola più impegnativa, una cosa più ragionata e non la fiera della scontatezza. Le battute sono scontate al massimo, i dialoghi sono terribili, ma veramente è una cosa fuori di testa, veramente. Io non so come spendere tanti soldi per fare una boiata del genere. Adesso andiamo a vedere se trovo qualche dettaglio, ma non ne sono neanche tanto sicuro. Allora, questa è la critica ufficiale, attenzione. Carico di energia, ma non ci penso minimamente, e fin troppo fedele al materiale letterario di partenza, il primo film tratto dai romanzi fantasy di Cassandra Clare, speriamo non ce ne siano altri, è divertente e movimentato. No, non è né divertente né movimentato. C'è un po' di humor inglese abbastanza leggero, che non sempre viene captato, e comunque le battute non fanno molto ridere, al massimo strappano qualche sorriso. Per il resto l'ho trovato molto fiacco. Grazie ad attori quasi esclusivamente britannici, non è privo di umorismo e si distingue per uno stile che trova tutta la sua originalità nell'uso della camera a mano e della pellicola. Vabbè, sull'umorismo ho già commentato. Originalità nell'uso della camera a mano e pellicola, sì. La fotografia è molto discreta, quello c'è da dirlo, però lì inizia e lì finisce. Stiloso per ambientazione newyorkese, per il look decisamente rock dei personaggi, esalta il coraggio femminile. No, semplicemente questi qua sono semi sfigati che si vestono da pseudo rockettari, ma che in realtà al massimo arrivano ad ascoltare musica in stile Candy Candy, presente la sigla, Fu del Cavaliere West, e lì assolutamente non rispecchiano i personaggi rocker, e così. In ogni caso siamo molto molto lontani da ambientazioni dark gothic che sarebbero state più opportune visto il genere, però non ci sono riusciti, non ci hanno neanche provato, e va bene così. Il coraggio femminile, no, neanche qui non ci siamo, perché la protagonista non è coraggiosa in sé, è semplicemente si è messa in testa che vuole farsi la classica scopata con il belloccio di turno e fa il tutto per salvarlo, perché lui combina un casino dietro l'altro pensando di saper fare, un po' un milanese lui, pensa di saper fare tutto, in realtà non sa fare niente, non sa fare un cazzo questo qua. E quindi nel tentativo di salvarlo, cosa che ovviamente riesce alla fine, perché deve esserci un lieto fine,
probabilmente ci sarà anche una trombata finale che però non hanno mai girato. E niente, basta. Questo sì, ho fatto un po' di spoiler, ma perché veramente non... il film che fa anche dare di spoiler un po', deciso. Comunque, se non volete rovinarvi la giornata o la serata, sceglietevi un'altra pellicola, perché questa fa veramente cagare.